Bene, continuo con quello che ho detto l'altra volta quando c'è stata la presentazione del libro di Davide Cerucci. Cioè, questi si inseriscono in un contributo che la libreria e la Fondazione Neapolis vogliono dare alla comprensione della situazione medica che noi abbiamo. Credo ce ne sia bisogno dopo 4 anni che ci siamo ritrovati in questa condizione. Credo che ognuno poi debba fare le proprie conclusioni, però in base a delle informazioni effettive e fondate. Io personalmente ritengo che la medicina che viene portata avanti sia sbagliata dalle radici. Non so che cosa ne penserete voi, ma questi sono fatti posti di ognuno, no? In base però a dei dati. E se non fosse stata così errata, non sarebbe successo quello che è successo e non si avrebbe questa scia di morti che continua tutti i giorni a causa di ciò a cui gran parte della popolazione è stata costretta. Ad ogni modo, qui non vogliamo imporre nulla a nessuno, vogliamo però che la gente capisca che vi è un'analisi e quindi una teoria differente rispetto a quella che ci viene propinata e su cui ci siamo basati finora. Sono 5 incontri che ci faremo il nostro esperto in merito. Perché 5 incontri? Perché sono 5 le costanti. Uno magari si può inalberare di fronte alle leggi. Diciamo, costanti, a mio avviso ed avviso, costanti scientifiche che servono per analizzare la situazione in rapporto a quelle che si chiamano malattie, che in questa teoria appaiono un'altra cosa. No, non è che ho nulla da aggiungere, dico semplicemente che vale la pena di seguirlo e cercare di capirci qualche cosa. Dico soltanto questo, ci sono obiezioni e domande, lasciamoci uno spazio e non durante l'esposizione, che se no si fa una gran confusione e alla fine non ci si capisce nulla. Questa presa di posizione sulla medicina secondo me è importante anche per avere informazioni, per avere un'indipendenza di giudizio su tutto il resto. Comunque mi fermo qui e do la parola a Renato Tronoro. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie di essere venuti, siete tantissimi, mi fa molto piacere. E come ha già accennato Mario, faremo 5 lezioni, ne faremo una per ogni legge biologica. Ora, in realtà io questi corsi, questo è il quinto che faccio, di solito durano un pieno di più, ora la libreria ci ha concesso un par d'ore di spazio, a mia discolpa devo aggiungere che parcheggia a Firenze è un casino, vengo a Poggi Ponzi, io sono partito alle 9:30, pensavo di entrarci largo, invece per parcheggiare stavo proprio. Poi c'è anche il mercato qui vicino, magari ora lo so, la prossima volta parto 2 ore e mezzo prima e ho questo rompimento di scatole. Per cui una lezione per ogni legge, almeno in questo modo la spieghiamo meglio, in maniera più facile anche, come diceva giustamente Mario, però se c'è traspazio le domande magari facciamo nel fondo. Perché? Perché è importante capire di che si parla, perché se non ci sta bene presente qual è l'argomento, con le domande poi si diluisce molto l'argomento. Io sono organizzatissimo, ho anche il telecomando, però non mi riesce a farlo funzionare. Aspetto un attimo le connessioni. Se non riesco lo può andare manualmente col mouse, ma così chiaramente vi potrei spiegare, parlare a distanza. L'ultimo tentativo, e se poi mi continua a non funzionare, andiamo manualmente con il mouse. Ma solo manualmente, Renato? Ciò che lo mando, almeno può scorrere le immagini stando a distanza, non so che sta seguendo. L'ho provato anche ieri sera, ma non funziona.
bere, andiamo manualmente. Eppure l'ho provato ieri sera, funzionava, vuole andare in questo posto mai. È poco importante. Mi devo mettere qui, se no sarei stato un operatore che ti manda avanti le cose. No, accontami, perché devo comunque sincronizzarmi con lo schermo e scorre. Ora, la prossima volta, ripeto, ci sono maggiore anticipo. Poi ora, perdonate il piccolo contrattempo, però insomma gestisco allo stesso modo. Allora, questa è una piccola pre-introduzione. Allora, innanzitutto, Davide Cerruti ha fatto la prima parte, quindi è inutile che vi stia a rifare, diciamo, la prima parte descrittiva che ha detto lui, però un piccolo passo prima della prima lezione vera e propria bisogna che lo faccia, cioè per chi parte proprio da zero e non conosce la terminologia diventa problematico poi affrontare sia questa lezione sia le successive, perché Hammer durante la sua ricerca ha aggiunto anche, diciamo, delle altre parole che non sono propriamente quelle che si adoperano quando si studia medicina, per cui un occhio rapidissimo a queste diamolo e poi si va avanti. Quindi molto rapidamente, allora io sono anche autodeterminato, ma oggi non parleremo di legge naturale, parleremo di legge biologica, quindi di Dirk Hammer e come, diciamo, è morto, ve l'ha raccontato Davide settimana scorsa, diciamo dalla sua morte tragica. Però è venuta fuori questa cosa meravigliosa, questa scoperta appunto delle cinque leggi biologiche da parte di suo padre, di Rinnegi e Dahmer. E con lo studio delle leggi biologiche cosa si impara sostanzialmente? Si impara che quelle che prima si vedevano come un errore della natura, in realtà non sono malattie, ma sono proliferazioni e riduzioni cellulari, e poi inducono cambio di funzione negli organi. Quindi non sono sostanzialmente errori della natura, sono programmi biologici sensati. E anche quelle che ritenevamo e si ritiene sempre tuttora nella non conoscenza di queste scoperte, quelle che Hammer ha chiamato poi le costellazioni cerebrali, le malattie mentali, diciamo le psicosi, non sono errori della natura, sono super programmi. Comunque ora vedremo piano piano in tutto il percorso un po' queste cose, cioè sono tutte cose che la natura ha creato nel corso dell'evoluzione per aiutare gli esseri viventi quando sono in difficoltà, quando hanno delle situazioni di vita difficili. Io ho creato un canale 2 anni fa di divulgazione gratuita che si chiama Amici delle Leggi Naturali, Biologiche e Naturali. Chi è già dentro, bene, perché penso che molti già ci siete. Chi volesse entrare, questo è il link di invito, poi questo lo vedremo con calma. Nel percorso di studio naturalmente sono fondamentali i libri. L'altra volta durante la presentazione abbiamo visto il libro di Davide, che è uno dei più, diciamo, semplici da capire, soprattutto per chi è all'inizio. Però, ad esempio, il discorso del canale è molto molto comodo, perché nel canale troverete 2 formati di file, quello a destra è proprio quello della terminologia, quindi chi è all'inizio e non conosce sta roba può andare sul canale e trovate 2 formati, uno, diciamo, grandezza carattere 36, che grande come il post di Facebook, quindi lo leggete bene dallo smartphone, mentre l'altro praticamente ha grandezza carattere 11, e questo è lo stesso documento, però quello con grandezza carattere 11 è idoneo per essere visualizzato dal desktop PC, oppure può essere stampato, di modo che magari se uno non si ricorda la terminologia si stampa quello con grandezza carattere 11, poi ci fa le note sopra, eccetera eccetera eccetera. Diciamo, chi entra e notizia nel canale, ci sono dei messaggi fissati, magari leggeteli, perché c'è una guida di navigazione, vi dice la cronologia in cui dovete andare avanti, in questo modo imparate molto prima, diciamo, tutto il percorso. Oltretutto, nella chat principale c'è anche, diciamo, questa applicazione che si chiama Voice Aloud Reader, che è un lettore vocale, cioè praticamente voi dallo smartphone potete ascoltare tutti i file, per ora ne ho messi circa 300, li potete ascoltare come se fosse un podcast, diciamo. Pensate ad esempio ad argomenti più complicati come foglietti embrionali, diventa la ripetizione vocale molto utile
per memorizzare delle cose che diciamo non proprio sono semplicissime da capire. Io in questo percorso di divulgazione che ho fatto ho cercato un po' di semplificare dei temi che comunque sono abbastanza complessi, rendendoli diciamo anche un po' divertenti. Ad esempio quello a destra è un file, queste sono pagine e copertina di singoli file, quello a destra è uno che parla di due gemelle siamesi che hanno fatto un'intervista televisiva e praticamente durante questa intervista dichiararono che una ha avuto la polmonite per due volte e l'altra no. Chiunque sa quale la medicina indica come causa della polmonite, il famoso virus, cioè se entra nel sangue di una deve essere anche nel sangue di quell'altra, quindi se una ha avuto la polmonite e quell'altra no, questa versione diciamo del virus come cattivo, ma è anche il discorso del contagio, nel senso se una ha la polmonite e ha questo virus nel sangue, deve contagiare per forza quell'altra, il sangue è il solito. Oppure l'altro è un file che spiega la care ai bambini, quindi scrivendo le cose in questa maniera diventano un po' divertenti da leggere, praticamente troverete un po' di tutti gli argomenti, ad esempio vedo è un file sui denti, cioè in generale ci sono tutti i programmi SBS, oppure vedi delle costellazioni cerebrali, oppure ora fa una rapida carrellata poi si va avanti. Questo è un altro file sulla destra sulla formazione dei foglietti embrionali che è bellissimo, veramente molto. Oppure molti non sanno che molte di ciò che venga chiamate malattie in realtà sono cause iatrogene, cioè dipendono diciamo dallo shock da diagnosi che proprio le persone si trovano a subire quando gli viene diagnosticato qualcosa di grave come un cancro. Ora tutte queste cose le vedremo in dettaglio, questo era solo per farvi un'infarinatura diciamo iniziale. Oppure questi sono altri due file, uno parla del panico, delle sue cause, della sua utilità biologica, l'altro invece è relativo ai tic motori, sclerosi multipla, lo starnuto, eccetera, eccetera. Insomma, ci trovate di tutto di più, le malattie della pelle, oppure come si guarisce dalle allergie senza uso di farmaci, la pillola. Se vi andate a leggere il file sulla pillola, cioè la prima volta che si legge sta roba è veramente allucinante, perché la pillola che cosa fa? Altera la bilancia ormonale. A destra abbiamo diciamo l'ormone maschile del testosterone, a sinistra abbiamo l'estrogeno, questo naturalmente si alza e si abbassa come una bilancia, la pillola però lo fa alterare questa bilancia in maniera del tutto artificiale e quindi cambiamo del tutto comportamento e si fa delle cose che sinceramente normalmente non faremo mai, però noi si prende la pillola magari per un intento senza pensare che questo influisce poi sul nostro modo di intendere la vita. Oppure l'altro è un file sui conchietti della vista, oppure un'altra delle meraviglie che impareremo, le infezioni. Se oggi diagnostichi un'infezione alla persona sembra che sia quasi un cancro, qualcosa di terribile. In realtà quando vedremo la quarta legge biologica ci si rende conto soltanto che le cosiddette infezioni e cos'è. È quella fase in cui il corpo sta autoriparando, però questo lo vedremo più avanti. Questo è Hammer invece con un suo cagnolino, il test sugli animali, un altro file. L'animale ha il suo codice biologico, quindi quegli esperimenti assassini, crudeli che fanno sugli animali non hanno nessuna finalità poi per essere paragonati sulla salute dell'uomo, quindi di fatto sono torture gratuite, allucinanti, che in una società civile sinceramente insomma stridano un po'. Chiudo questa carrellata con questo, che praticamente questo signore si chiama Eric Kandel, era un medico, ricercatore anche lui, e nel 2000 gli hanno dato praticamente un premio Nobel perché fece delle ricerche su una lumaca di mare che si chiama Lipsia, perché ha delle cellule talmente grandi che si vedono quasi ad occhio nudo, quindi si prestava per fare quella ricerca. Con un elettrodo cosa fece? Andò a stimolargli la pelle e si accorse che praticamente la parte che era stimolata dall'elettrodo, dalla corrente, quindi aveva una proliferazione cellulare, un medico direbbe un melanoma, cioè nel punto in cui l'animale si sentiva attaccato a mo' di barriera, a mo' di scudo, ha aumentato lo spessore della pelle. È lo stesso meccanismo che hanno fatto ad esempio i pesci, quando nella storia evolutiva gli animali sono diventati terribili, c'erano i raggi del sole, quindi il derma si è ispessito chiaramente per sopportare meglio l'aggressione dei raggi UV. Che hanno fatto per questa scoperta? Gli hanno dato il premio Nobel.
Ora poi in queste 5 puntate di divulgazione capiremo che Ame, per quello che ha scoperto, gliene avrebbero dovuti a 100 di nuove. Invece, insomma, se sapete poi che cosa l'hanno radiato, perché queste cose la popolazione non le deve sapere. Però, sì, se no, tutte queste. Quindi tutte queste cose sono nel canale, chi vuole o non c'è, insomma, vi do i riferimenti. Ma cominciamo subito. Silenzio per favore. Allora, introduzione: ogni singolo programma biologico sensato è inserito in un programma biologico sensato della natura più ampio, che deve garantire la vita della specie. Questo programma biologico sensato, la vecchia medicina, prende in esame solo la fase di riparazione, giudicando la sbagliata perché sono presenti i sintomi dolorosi, e quindi come se fosse da sopprimere. Come se guardassimo la salute di un albero solo durante l'autunno e lo considereremo malato perché le foglie cadono e noi per curarlo cominciamo a concimarlo facendogli delle iniezioni ricostituenti nonostante queste cure, diciamo, per le foglie. Cioè, ho fatto questo esempio perché nel dettaglio vedremo che quella che noi si chiama malattia è questa parte qui, che è una fase, diciamo, invece di riparazione. Nell'esempio della natura noi cosa vediamo? Vediamo l'albero senza foglie d'inverno, e prima del 1981, cioè da quando Hammer cominciò a fare le sue scoperte, non era noto che prima della fase di malattia ci fosse una fase del tutto asintomatica, che era quella attiva del conflitto. Quindi noi, guardando quella che si chiama malattia, di fatto si guarda soltanto la fase di riparazione dove ci sono i sintomi. Se però non si considera l'intero corso, diciamo, di tutto il programma speciale, cioè si guarda anche il conflitto attivo, non si può comprendere tutto il programma. È quello che andremo a imparare appunto durante questo corso. Quindi la terminologia delle 5 leggi biologiche è questa cosa fondamentale per chi non ne conosce nulla. Quindi le 5 leggi biologiche sono state scoperte appunto dal dottor Ricky Gerdamer. Chi è Ricky Gerdamer? È colui che ci ha mostrato una nuova visione strutturata su 5 leggi biologiche arcaiche della natura. Proprio come la natura si è perennemente adattata al proprio ambiente, così noi, umani e animali, facciamo parte di questo progetto e rispondiamo ad eventi inaspettati di HRS con gli stessi programmi di miliardi di anni fa. Questi programmi SBS, per SBS si intende l'intero programma che chiamiamo malattia, in realtà ci permettono di adattarci a nuove situazioni, e per farlo vanno a modificare sia la funzione che la struttura dei vari tessuti organi. Attraverso la DHS, ovvero il shock biologico, siamo quindi in grado di affrontare l'evoluzione. Quindi il linguaggio della nuova medicina germanica e le nuove sigle, almeno sintetico, che ci serve per capire queste nozioni che impareremo in questo corso, e l'abbreviazione NMC sta appunto per nuova medicina germanica, mentre per DHS la sindrome di Dirk-Hammer. Hammer chiamò, diciamo, l'inizio, diciamo, della malattia del programma speciale è questo, in onore al suo figlio, appunto Dirk-Hammer. Mentre per parte CA intendiamo questa, cioè la fase del conflitto attivo. Mentre per CL intenderemo la soluzione del conflitto biologico, cioè quando abbiamo risolto il nostro problema, cioè siamo esattamente in questa fase qui. Mentre per PCL intendiamo tutta questa parte, che è quella fase di riparazione. Ora, questa fase è definita PCL, ovvero post-conflitto lisi, si può definire anche vagotonea, per fase di riparazione, è composta da due fasi separate. La prima è la PCLA, che è questa, che è una fase, diciamo, edematosa. Alla metà della fase di riparazione c'è invece una crisi epileptoide o epilettica, che è questa. Mentre il programma poi si conclude con la PCLB, che è l'ultima fase, che è la fase vagotonica o cicatriziale, potremmo anche chiamarla. E poi ritorniamo, diciamo, in normotonia, cioè che è il ripristino della normalità, cioè come stavamo prima dell'inizio del programma speciale. Per SBS invece si intende l'intero programma, cioè
da quando stiamo bene, andiamo in conflitto, andiamo in riparazione e poi ritorniamo in piena salute. Quindi per SBS si intende l'intero programma speciale. Per focolaio di Hammer invece intendiamo i cerchi concentrici che vediamo nel cervello, e nel nostro cervello c'è una mappa di tutti gli organi del corpo. Vedremo poi in seguito che quando si innesta un conflitto biologico, il nostro corpo poi darà, il nostro cervello darà poi un ordine a una parte del nostro corpo di attivare un organo, e la parte che si attiva si vede nel cervello proprio con questo focolaio di Hammer. Cioè ci sono questi cerchi concentrici che si possono vedere con una TAC, e sapendo queste cose naturalmente sappiamo anche in base alla TAC capire un po' meglio questa situazione, perché ad esempio quando i cerchi sono affilati come si vedono in questa immagine vuol dire che siamo in conflitto attivo, cioè nella prima parte. Questo è un disegno, uno schema, cioè nella parte a destra vedete praticamente i cerchi affilati perché siamo in, diciamo, in conflitto attivo, mentre nella parte destra-sinistra, cioè quindi per voi è il contrario, nella parte sinistra siamo in conflitto attivo e i cerchi concentrici sono affilati come nell'immagine, e la parte destra invece sono più sfocati perché c'è dell'edema. L'edema niente altro è che dell'acqua, diciamo, che aiuta nel processo di riparazione. Per capire meglio questa cosa, immaginate il bambino quando è nel grembo della mamma, c'è il liquido amniotico e gli fa come una sorta di cuscinetto, naturalmente l'aiuta. E diciamo, in tutti i processi del corpo in cui si arriva a questa fase di riparazione, poi noi troviamo un edema, sia nel cervello, sia nel corpo. Quest'edema, appunto, quest'acqua ci aiuta nella riparazione. I binari invece cosa sono? Sono la riattivazione di un'esperienza che somiglia a ciò che la persona ha già vissuto. Ora, queste parole sono fondamentali, ripeto, per chi parte da zero, perché se si parla di binari durante le spiegazioni non è mai stato accennato nulla, che sono i binari, che non siamo mai alla stazione, capito? Per recidiva invece intendiamo quando andiamo a ripetere praticamente una DHS. Ora, la DHS vediamo appunto nella prima lezione cos'è. Per costellazione cerebrale invece intendiamo due o più conflitti biologici in contemporanea nei due emisferi, uno a destra e uno a sinistra. Sarebbero le cosiddette psicosi. Hammer le ha definiti super programma biologico. Col tempo vedremo ad esempio che quelle che si ritengano psicosi invece in realtà sono una risorsa di super emergenza della natura. E badate bene, tutti i personaggi, gli artisti, gli atleti che hanno super prestazioni sono costellati. Perché? Perché la natura, per farci uscire da dei problemi che sono troppo grandi, ci dà la possibilità di avere delle super prestazioni. Poi dopo vedremo come succede tutto questo. L'edema, ve l'ho detto prima, sarebbe un accumulo di liquido negli organi e nel cervello. Quindi cosa sono le cinque leggi biologiche? Chi conosce già le cinque leggi biologiche sa che non rappresentano un nuovo metodo terapeutico, né tantomeno un nuovo protocollo di intervento. Non sono neppure un sistema olistico alternativo. Questo è fondamentale chiarirlo. Cioè non sono una cura alternativa, non sono un sistema olistico, ma sono semplicemente un libretto di istruzioni della natura. E studiandole si può ritrovare l'ordine e il senso della connessione mente-corpo di ogni essere vivente, donando alla coscienza la visione di un corpo intelligente che fa sempre le cose giuste. Sintetizzando, il corpo può fare solo 4 cambiamenti, poi dopo li dettaglieremo: 1 aumento di cellule, 2 riduzione di cellule, e quindi, ora chiaramente è un'estrema sintesi questa, e quindi ci sarà in conseguenza o un aumento di funzione negli organi, negli apparati, eccetera, oppure una riduzione di funzione. Mentre la verifica delle leggi biologiche è molto semplice, ognuno di noi con un minimo di studio e comprensione dei processi della natura potrà agevolmente verificare e controllare, mediante la conoscenza della triade e delle sue connessioni energetiche. Per triade intendiamo mente, cervello ed organo, ma vediamo come possiamo fare le verifiche in modo
concreto, e queste cose c'è da dire che sono dimostrabili al 100%, che non servono neanche i grandi centri di ricerca, lo possiamo fare empiricamente, ognuno di noi può fare queste verifiche nella sua quotidianità, ma vediamo come possiamo fare nella mente, nel cervello e nell'organo, perché noi con la mente chiaramente, ora c'è Mario laggiù in fondo, se Mario fosse un leone io lo vedo, lo percepisco con la mente prima di tutto, no, lo vedo con l'occhio, però con la mente so che è un pericolo. Quindi che succede? Dalla mente che mi avvisa tramite tutti i suoi sensi, diciamo, del pericolo, poi che succede? Succede che il cervello contemporaneamente sia alla mente che al corpo si attivano, questi tre livelli vanno sempre contemporaneamente, non c'è ritardo di trasmissione, è tutto immediato. Quindi prima vedo il pericolo e il cervello contemporaneamente dà l'ordine all'organo che sarà, diciamo, più adatto per risolvere quel tipo di pericolo. E ora piano piano vedremo un po' come funziona tutto quanto. Quindi veramente avremo un cambio comportamentale della persona. Vedo il leone che mi guarda con l'acquolina in bocca, è chiaro che divento agitato, no? Quindi cambio comportamento proprio, divento agitato. Questo si vede a maggior ragione nelle cosiddette psicosi. Perché? Perché quando i problemi, invece di essere uno, diventano due, tre, quattro, la persona è sempre più agitata. Nel cervello invece si vede praticamente il focolaio di Hammer, che si vede nell'immagine TAC del cervello che abbiamo visto prima più grande, ma questi sono processi e programmi universali, e praticamente a destra vedete una foglia con un focolaio di Hammer. Cioè tutte le forme di vita sono soggette a queste leggi, sono leggi universali e che valgono sia per i vegetali, sia per i microrganismi, sia per gli animali, per tutte le forme di vita sono soggette, diciamo, a queste leggi che governano appunto la vita biologica. Quindi nel cervello vedremo un focolaio di Hammer mediante dei centri concentrici nella fase di conflitto attivo e dei cerchi sfocati, perché appunto c'è un edema nella fase di soluzione. Questa era appunto l'immagine di prima, in cui a sinistra ci sono due focolai di Hammer, diciamo, più visibili con i cerchi affilati, quindi siamo in conflitto attivo, mentre nella parte destra l'ultimo a destra, diciamo, è raffigurato più sfocato, proprio perché siamo nella parte di soluzione. Nell'organo invece cosa si vede? Nell'organo la DHS viene immediatamente comunicata dal cervello all'organo corrispondente e viene messo in moto il programma speciale biologico SBS, e anche nell'organo possiamo vedere e verificare il cambio della frequenza energetica, ovvero ci sarà una delle quattro cose che abbiamo già visto all'inizio, o un aumento di cellule o riduzione di cellule, e quindi in base a quale di queste due cose accade ci sarà un aumento o una riduzione di funzione degli organi, nei tessuti, negli apparati, eccetera. In sintesi, il corpo cambia e modifica energie e funzione non per errore, ma sono invece tutti cambiamenti programmati e sincronizzati in maniera meravigliosa dalla natura per affrontare e adattarsi al meglio alla situazione di pericolo imprevista. Quindi, due parole sulla cosiddetta biologia della psiche. La ricerca del dottor Hammer rivela anche che la psiche è parte integrante della biologia umana, per così dire l'organo che riconosce istintivamente i pericoli che potrebbero mettere a repentaglio la nostra sopravvivenza. Hammer, nel suo percorso che ha fatto, ha definito questi pericoli come li potrebbe definire un animale che vive in un contesto naturale, diciamo, quindi ha cercato di riportare questi concetti all'essenza. Quindi quando si parla ad esempio di cibo si parla di boccone, quando si parla di gruppo sociale si parla di branco, a volte qualcuno mi ha detto come sei grezzo, ma perché è sto branco, il gruppo i violentatori, no, branco si intende il branco animali, io le pecore ando sempre un branco di pecore, non è che è una cosa offensiva, è una cosa naturale, d'accordo? Quindi in questo senso lui usa la terminologia per descrivere, diciamo, il conflitto o i vari conflitti, gli ha dato questa connotazione che è proprio più vicina possibile al mondo animale, perché anche noi siamo animali e come tali viviamo le cose in quel senso. Quindi potremo vedere più avanti nel corso
cosa sono i conflitti di esistenza o della morte, conflitti di attacco, conflitti di fame, conflitti territoriali, conflitti di perdita o di separazione o di abbandono, conflitti sessuali, conflitti di preoccupazione per il nido, eccetera. Cioè noi poi nel nostro modo di vivere moderno e civile abbiamo dato anche, come dire, una sorta di accezione un po' diversa a questa roba, cioè gli diamo un significato diverso, perché ad esempio per io e sono civilizzato, il boccone magari può essere il posto di lavoro, perché se mi licenziano non c'ho più la banconota con cui ci compro il boccone. Quindi l'immaginazione ci fa vedere le cose in maniera traslata, appunto. E questo è molto importante capirlo e lo approfondiremo più avanti. Quindi per comprendere facilmente diamo una breve occhiata a questo schema. Questo schema ce l'ho lì, adesso mi sono fatto la stampa, per cui lo vediamo più avanti durante la lettura del testo. Potremmo dire a chiusura che gli esseri umani condividono questi conflitti con tutte le specie, ma poiché noi siamo capaci di pensiero simbolico, noi esseri umani siamo in grado di sperimentare questi conflitti anche in senso appunto figurativo, immaginativo. Per noi un conflitto da fame appunto può essere innescato dalla perdita del posto di lavoro e dalla paura di non sapere a come provvedere a noi stessi, oppure un conflitto sessuale può essere causato dall'angoscia o qualcun altro, dalla nostra patria che si accoppia a qualcun altro, eccetera. Un conflitto di abbandono, sentendosi esclusi, lasciati indietro, eccetera. O rabbia territoriale può voler dire che ci sono delle faide a casa, al lavoro, a scuola, con un capo, un familiare, eccetera. Natura, questi conflitti vengono generalmente risolti rapidamente, ma poiché noi esseri umani ci siamo alienati dalla natura e ci siamo allontanati dal vivere in accordo con essa, sperimentiamo tutti i nostri conflitti molto più spesso e in genere durano anche per tempi più lunghi. E questo è il motivo per cui le malattie osservate negli esseri umani non si riscontrano in natura. Nel canale trovate anche alcuni file che fanno proprio questo esempio, perché curiosamente, ma non tanto quando si conosce sta roba, gli animali domestici hanno molte più malattie rispetto agli animali selvatici, e noi ci comportiamo come gli animali domestici, perché sia gli animali domestici che noi siamo stati rallevati come in una sorta di grande allevamento intensivo, no? Quindi regole, questo non si può fare, quello non si può fare, quello è vietato. Un animale selvatico non è soggetto a tutto questo lavaggio di cervello, quindi se una cosa non mi sta bene, io non sto a pensare all'educazione o quello che sta bene a qualcun altro, fa quello che serve per me, punto. Vuol dire che le cose le risolvano subito. L'animale invece domestico, oppure l'uomo addomesticato, che fa? Per effetto appunto di tutte le regole sociali, magari rimane a lungo in una situazione che in natura si risolverebbe in 3 ore o 3 giorni. L'animale magari ci sta 3 mesi o 3 anni, e quello è uno dei motivi che vedremo più avanti, che poi genera delle patologie anche gravi. Poi piano piano capiremo come e perché, ma concludiamo questa piccola prefazione con delle tabelle che anticipano alcune delle cose che dettaglieremo in seguito. Quando arriveremo più avanti poi cominceremo a parlare anche di cervello più antico, cervello recente. Fare degli schemi in questo modo naturalmente aiuta molto chi è soprattutto all'inizio, perché non sono proprio materie immediate da comprendere. Ma ora passiamo direttamente alla prima lezione vera e propria. Questa era una piccola parte di introduzione. Qui le conoscete tutti le leggi, oppure c'è qualcuno che parte da zero? Quindi l'introduzione alla terminologia è servita, dai, qualcosa è servita. Legge? Non tanto. Allora, adesso cominciamo con la prima legge biologica. Quindi questo corso volontariamente, diciamo, siccome c'è stata la prima introduzione da parte di Davide Cerruti, perché abbiamo pensato a Davide? Perché Davide,
nel panorama, tante scritture sono state fatte su Hammer. Con questo libro in particolare ha fatto un ottimo lavoro di semplificazione, perché il tema è abbastanza complesso. Hammer era medico, era oncologo, era ricercatore, era teologo, e quindi parlava in modo medico, diciamo, per cui chi ci si approccia all'inizio c'è un linguaggio, diciamo, che è anche abbastanza complesso, quindi per capire certa roba bisogna per forza di cose anche mettersi a studiare anche un po' medicina, e tanti si scoraggiano per queste cose. Parlando in maniera un po' più semplice, come Davide appunto ha fatto con questo libro, diventa molto più immediato capire tutta la meraviglia che c'è nella natura. Cioè non è che sto a studiare per 3 anni prima di capire perché un organo cambia funzione, se magari lo intuisco anche un po' sommariamente, poi mi viene la voglia magari di approfondire, riprendo un altro libro, andare avanti, eccetera, eccetera. Quindi una parte, ad esempio, di questi testi, questo anche con il consenso di Davide, è stata presa proprio dal libro, proprio perché sono estremamente facili, ma questo congiunge un po' sia la presentazione con quello che stiamo facendo. Chiaramente qui c'è solo una piccolissima parte, quindi se volete approfondire, poi vi comprate il libro e almeno poi andate a leggere anche le altre parti, che ora ovviamente per esigenza anche di tempo non è che si possono dettagliare più di tanto, quindi io cerco, diciamo, di semplificare al massimo possibile, però al contempo stesso ho cercato di fare le cose anche in maniera abbastanza esaustiva, di modo che chi è all'inizio prende le basi e chi già le conosce, diciamo, una sorta di ripasso, di approfondimento, d'accordo? Quindi partiamo con le basi della medicina germanica, e la premessa è che in questa, vediamo dove sono, almeno le scadenze, perché alle 13 bisogna finire. Quindi in questa prima parte passeremo anzitutto in rassegna le 5 leggi biologiche. Esse rappresentano la base delle scoperte del dottor Hammer, perché descrivono l'origine e il decorso sempre più dettagliato dei programmi SBS, ovvero i programmi speciali biologici e sensati della natura. Hammer ha infatti scoperto che ogni volta che il nostro corpo esce dal suo funzionamento fisiologico normale è a causa di un programma SBS in atto. Quindi prima abbiamo detto che il programma SBS vuol dire l'intero programma. Quindi la prima legge biologica è l'origine di tutto, ci descrive l'evento, il conflitto che fa partire l'intero programma SBS. La seconda, la terza e la quarta legge ci dicono in modo sempre più preciso il decorso dei vari programmi SBS. La quinta legge, infine, è un riassunto delle altre 4 e ne racchiude il profondo senso complessivo. Le 5 leggi biologiche ci descrivono quindi in modo dettagliato il decorso di un singolo programma SBS in condizioni normali. Ci sono però vari eventi possibili che possono alterare il normale decorso di un programma SBS. Quindi analizzeremo prima di tutto le ipotesi e le credenze della medicina ufficiale per metterne in luce la scarsa o nulla scientificità. Quindi descriveremo il potere che tali credenze hanno avuto nelle nostre vite, fino alle scoperte di Hammer. Cominciamo dalla prima legge biologica, il conflitto biologico o DHS. Il gatto scioccato prima che sta per prendere la pallonata fa ridere, no? Però descrive anche perfettamente l'idea, perché uno dei 3 requisiti fondamentali è proprio dell'essere inaspettato, e il gatto ci ha proprio stampato in faccia l'espressione "non ce la faccio a spostarmi, mo mi becco una bella pallonata". Quindi la tipica faccia stupita di uno che si trova di fronte a una situazione inaspettata. Poi una cosa inaspettata può essere anche piacevole, in questo caso però insomma non credo si sia divertito molto, però descriveva appunto molto il tema. Quindi cominciamo ora il viaggio nella meravigliosa medicina germanica. Osserviamo prima di tutto il nostro corpo, il corpo umano. Il suo funzionamento è regolato da un elevatissimo numero di processi. Ogni cellula dentro di noi ha il suo compito e la svolge al meglio delle sue possibilità. Organizzativa del nostro corpo è sia autoritaria che democratica. Ogni cellula risponde a un suo supervisore, sistema nervoso,
ma il supervisore stesso è a sua volta sempre pronto ad ascoltare le cellule per sentire se tutto va bene o se c'è qualche problema da risolvere. È ciò che avviene in ogni istante, in ogni parte del nostro corpo. Basta fermarsi un attimo e pensare a questa incredibile organizzazione per restare meravigliati. Tuttavia, potremo addirittura definirla una struttura organizzativa sempre perfetta, ma senza mai errori? La risposta comune sarebbe no, ogni tanto qualche errore è possibile, perché nell'immaginario comune è ben radicata la convinzione che questa perfetta organizzazione possa guastarsi e che alcune parti di noi possono cominciare a comportarsi in modo insensato e dannoso per il nostro benessere. Questi errori appunto vengono chiamati malattie. Da sempre l'essere umano cerca di comprendere le malattie. Sono stati scritti innumerevoli libri su di essa, tutti cercano di spiegare che cosa sia, da dove provenga e come agisca. Ma tutti, o quasi, partono da un assunto di base. La malattia è un errore o un malfunzionamento del nostro corpo. Quindi la malattia viene vista come un tic, come un blackout, come un errore della natura. Da questo presupposto parte sicuramente la medicina ufficiale, quella che viene insegnata nelle scuole e nelle università. A tal proposito, piccola parentesi, l'anno scorso presso l'associazione di Mario Monforti, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una piccola introduzione dove abbiamo accennato al rapporto Flexner. Qualcuno di voi sa che cos'è? È un rapporto, diciamo, che è stato fatto all'inizio del 1900, in cui quelle caste di potere, i vari Rockefeller, le varie famiglie, insomma, che avevano accumulato capitali, che hanno fatto piazza pulita con questo rapporto, in cui loro si sono auto arrogati, diciamo, il diritto di dire che noi con la nostra scienza, da ora in poi, era 1914, siamo l'unica scienza autorizzata a curare le persone. Le scoperte di Hammer sono arrivate in realtà soltanto nel 1981, però prima c'era tutto un fiorire di scuole e pensieri di medicina che andavano dall'igienismo, alla kinesiologia, insomma mille scuole di pensiero diverse che fanno parte, c'è da dire, di questo percorso millenario di ricerca di che cos'era la malattia o di cercare, diciamo, un rimedio per stare più in salute. E di fatto con questo rapporto Flexner che hanno fatto, hanno cancellato tutto e loro si sono autonominati come unici depositari della conoscenza medica, d'accordo? Quindi ad esempio le medicine olistiche sono, se andate su internet, basta andare su Wikipedia o qualunque fonte, insomma, guardate su internet, sono dette pseudoscienze, la medicina ufficiale è l'unica che sa, diciamo, la ragione, almeno così da allora hanno fatto. Quindi è ad esempio utile sapere queste robe perché per questa, diciamo, disastrosa impostazione che hanno fatto, loro poi si sono messi anche in condizione e se te va fuori strada con la multa, se tu dici un'altra cosa, no, ti radio, cioè, ma chi è che controlla loro però? E questo, insomma, lo vedremo un po' anche più nel dettaglio perché è notevolmente importante. Quindi il nostro sapere è profondamente radicato in questa convinzione, ma anche tutte le scuole di pensiero considerate alternative, ad esempio l'omeopatia, i fiori di Bach, dalla Ayurveda alla medicina tradizionale cinese, si fondano su questa convinzione. E anche questa è una cosa notevolmente importante da capire, perché diciamo, nella medicina convenzionale c'è questa visione in cui c'è la natura fa degli errori, ora è arrivata la scienza e in particolare negli ultimi 50 anni, ha visto, ora dice hanno capito tutto, per cui con la presunta scienza dice che loro sarebbero in grado di riparare la vita che è in milioni di anni, insomma, si è autogenerata da sola, no? Già di per sé fa abbastanza ridere questa cosa. Comunque vedano questo concetto delle malattie, sintetizzando, come se fossero degli errori di natura, il concetto di batteri, ad esempio, li vedremo nella quarta legge biologica, e dice proprio la guerra interna in cui devi fare la guerra a questi batteri brutti, cattivi,
che dall'esterno vengano, ti fanno male, ti ammazzano, sono cose che poi quando si conoscono in realtà sembrano comiche proprio, però la visione è proprio quella, cioè bisogna fare una guerra, ma la guerra a cosa? Al nostro corpo? Comunque vediamo che meglio queste cose, però anche nelle medicine olistiche, se ci fate caso, la visione è sempre quella, però lì il concetto è spostato più dalla parte energetica, cioè c'è uno squilibrio energetico tra i vari chakra, eccetera, eccetera, eccetera. E l'amor di Dio, io per quanto ne penso io, ci avevo azzeccato più con le medicine olistiche che in quella, diciamo, versione ufficiale, perché quantomeno nelle medicine olistiche c'è quella visione olistica, cioè dice la parola olistica, vuol dire che funzionano insieme, no? Invece nella medicina ufficiale che fanno? C'è questo modo di vedere l'essere umano a compartimenti stagni, per cui quello studia solo il cervello, quell'altro solo il fegato, quell'altro solo il cuore, quell'altro solo i muscoli, cioè il fatto che anche il corpo ragiona, lavora, diciamo, tutto insieme, sembra quasi che non viene neppure considerato, oppure che tra questi vari specialisti non c'è neanche comunicazione addirittura tra loro, e già di per sé stessa questa è una cosa, boh. E quindi secondo me c'erano più arrivati vicino, diciamo, appunto nelle discipline olistiche, in quanto consideravano l'essere vivente nella sua interezza. Questo è fondamentale. C'è da dire, ad esempio, la medicina tradizionale cinese ha 6.000 anni di storia, quindi sono credenze radicate ormai da generazioni, 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 generazioni. Nel 1981 arrivò Hammer, proprio a seguito, diciamo, di quello che è successo con suo figlio, che poi tra l'altro se vi comprate il libro, il testamento di Hammer, all'inizio c'è scritto, io sinceramente non credo a queste cose, però all'inizio c'è scritto che in sogno Dirk tornò, diciamo, da suo padre, ovviamente sognava, e suo figlio gli indicò praticamente come scoprire queste leggi biologiche, anche romantica sta roba se vogliamo. Di fatto però prima del 1981, questa cosa che vi dicevo prima, cioè la parte attiva, tanto per dirne una, non l'aveva capita nessuno, perché è totalmente asintomatica, e quindi la malattia tutti la vedevano in questa fase qui, sia la medicina cosiddetta, diciamo, ordinaria, ufficiale, come la vogliamo chiamare, sia, diciamo, le terapie olistiche. Perché? Perché se c'è il sintomo, e allora bisogna sopprimerlo. Di fatto, in realtà, sopprimendo il sintomo, si rallenta anche la guarigione. Ma questo non era compreso perché prima dell'81, appunto, non si conosceva la parte precedente. Vi ricordate l'esempio delle quattro stagioni che ho fatto prima? Cioè, noi si guardava solo questa parte come se fosse l'albero, diciamo, le foglie cadute d'inverno, senza considerare che però ci sono anche le altre tre stagioni. Quindi, se la stagione si guarda nella sua interezza, è chiaro che l'inverno si capisce che è quel momento in cui la pianta è ferma, si riposa. Quindi è normale non ci abbia foglia, avrebbe solo il carico di lavoro estivo in più che non può sostenere a causa del sole che non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se si considera tutte e quattro le stagioni, è chiaro che diventa tutto più che logico. Se però ci si diciamo fissa a guardare soltanto una parte e per forza di cose la vogliamo far diventare come vogliamo noi, non abbiamo potere sulla natura. Ma andiamo avanti. Quindi quando il nostro corpo è malato c'è qualcosa che non va. Il modo di pensare è questo, la natura è andata in confusione e quindi bisogna intervenire con medicinali o quant'altro per riportare al più presto la persona in una condizione di normalità e di equilibrio. Gli approcci medici qui citati hanno in realtà diversi punti in comune con la visione di Hammer, cioè si tratta infatti di approcci alla salute comunque olistici, cioè quello che stavo dicendo prima della medicina olistica, che cercano quindi di considerare appunto l'essere umano nella sua totalità, non guardando a compartimenti stagni separati, quindi, e non solo nella componente fisica, perché ad esempio molti si fermano, diciamo, dallo studio di queste materie quando arrivano a vedere che Hammer considera un elemento di pari importanza, diciamo, alla parte fisica, l'anima. Molti si fermano perché non accettano il fatto che comunque sia proprio la nostra psiche a determinare l'innesco, diciamo, di questi processi e la loro soluzione. Per molti non è concepibile perché comunque la pasticchina del farmaco fa tutto il lavoro, a
ad esempio, per dire, una parte di persone che magari è fossilizzata quella realtà, ma diventa un modo anche poi, come posso dire, molto semplice per delegare la responsabilità, perché io prendo la pasticchina, però non è che mi devo mettere di fronte alla realtà di come ho agito io nella realtà, e quindi qual è la mia responsabilità. Con queste scoperte ci si ritrova di fronte anche a questa roba, quindi molti, come dire, prendono la strada più facile. Io evito di stare a prendermi responsabilità, vado da qualcun altro, gli dico c'ho questo sintomo, che è quello che dice prendi questo, è abbastanza facile. Rimane quasi sempre tuttavia la convinzione che nel momento della malattia ci sia qualcosa che non va, e che quindi i processi naturali in quel determinato caso non procedano più come dovrebbero. Questo modo di agire è comprensibile quando una persona è malata e il più delle volte soffre, mentre quando è sana non soffre, ed è naturale tendenza dell'essere umano cercare di alleviare la sofferenza altrui e anche la propria. Tale mentalità tuttavia non ci ha permesso finora di comprendere nel profondo il significato delle malattie. Hammer ha invece seguito una strada diversa. Quasi all'opposto, infatti, c'è un altro approccio possibile: cercare di comprendere il senso di una certa manifestazione senza catalogarla subito come male. Cioè, se si va in natura, il leone mangia la gazzella, per forza, non è che siccome è carnivoro e lei è cattivo e lei è la sua natura, punto e basta. Casomai il male sta nel esagerare certi meccanismi. Cioè, se si va a guardare ad esempio allevamenti intensivi che sembrano lager della seconda guerra mondiale, è una cosa allucinante. Quindi quello che ci serve per alimentarci non è certo una cosa sbagliata. Quindi in natura si vede che di fatto il male e il bene in assoluto non esiste. In natura esiste soltanto ciò che serve, e quando questo viene usato in maniera impropria, che poi diciamo produce effetti un attimino come dire collaterali. Chi ha osservato con attenzione i processi naturali infatti si è reso conto che la natura non commette errori mai. Ricordiamoci anche che le malattie sono processi naturali. Quelli che di solito chiamiamo errori di natura si rivelano poi presto o tardi come processi perfettamente sensati. Era solo il nostro punto di vista ad essere limitato, e a volte la comprensione del senso di certe manifestazioni può non essere immediata, ma arriva sempre un tempo in cui la natura rivela se stessa, mostrando il motivo che l'ha portata ad agire in un determinato modo. Quando rivela se stessa, non possiamo fare altro che restare ammirati, perché possiamo vedere il fine più elevato che l'ha portata a muoversi in una certa direzione. Cosa succede secondo le leggi biologiche scoperte da Hammer quando una persona si ammala? Quindi Hammer ha scoperto che ciò che finora consideravamo malattia è in realtà una parte di un processo più ampio che sta avvenendo nel nostro organismo. Per esempio, si faceva prima delle stagioni, no? Tale processo è stato chiamato da Hammer programma speciale biologico e sensato della natura, in breve appunto, quando si intende l'intero programma SBS. Questo processo è quindi prima di tutto speciale. Perché speciale? Perché quando noi siamo in una situazione normale siamo in una fisiologia anche normale, quindi la fisiologia diventa speciale quando appunto io vedo il leone. Cioè, quando mi trovo delle situazioni eccezionali, io ho sempre l'esempio del leone, però il leone può essere anche o che piglia fuoco il bosco, o che mi trovo in uno di tutti quegli esempi che si è fatto prima. Quindi ci può essere un problema che è inerente a tutto ciò che è vitale. Poi questo lo vedremo bene più avanti. Perché? Perché ad esempio più si va avanti e più si comprende anche il senso di queste cose. Perché vedremo, e ad esempio, intanto vi do l'antipasto anche di quello che vedremo nei corsi successivi, che tutto ciò che succede poi è correlato a tutto ciò che si stava sviluppando in quel momento dell'evoluzione in cui si sono formate
quelle parti anatomiche, quindi la prima parte del tronco cerebrale e i temi che mettono a rischio la sopravvivenza l'animale quando si sviluppava, quegli organi che sono correlati al tronco cerebrale, su quegli organi diciamo di base, quindi essenzialmente la vita allora era diciamo un grosso tubo digerente, quindi i problemi quali erano? Se non c'ho da mangiare, no? Se non c'ho il cibo, se muore di fame. E per boccone però si intende anche le sue diverse accezioni, quindi può essere boccone di cibo, boccone aria, boccone uditivo di informazione, quindi se arriva il predatore e mi vuole mangiare, lo sento e devo scappare. Quando si va avanti nello sviluppo successivo nel cervello, la vedete la freccia, sviluppo evolutivo, ci saranno poi delle altre funzioni che si sono sviluppate, pensate a quello che ho detto prima, quando siamo usciti dal mare ci serviva naturalmente una certa protezione anche, e quindi quei temi diciamo che si svilupperanno come conflitti, le cosiddette malattie, è quello che mette a repentaglio nelle parti più antiche il boccone, quindi nelle parti intermedie la protezione o la abilità, diciamo la mobilità, e nelle ultime parti poi entra in gioco la socialità, perché si è sviluppato proprio un branco. Questi sono meccanismi coordinati, quando se ne capisce il senso, in una roba veramente meravigliosa, in particolare quando si arriva alle costellazioni cerebrali, sulla parte anche un po' più incasinata a capire, ma quando ci si comincia a entrare in mezzo a capirle, si vede un ordine meraviglioso che poi si fa fatica a fare il passo indietro, a dire ma come si faceva prima a considerarli errori, malattie, sbagli, eccetera. E capirle basta un po' di impegno, leggi anche il libro, darcisi un pochino e vedrete che vi entreranno a tutti in modo meraviglioso, spero, come mi sono presi a me. Questo processo è quindi prima di tutto speciale, perché appunto usciamo da quella fisiologia normale, perché non coincide con le normali funzionalità del nostro corpo. Più parti del nostro organismo modificano le normali funzioni, seguendo un decorso che verrà analizzato nel dettaglio più avanti. Tale programma è inoltre biologico, poiché per capirne il senso e l'origine dobbiamo osservare e analizzare il fenomeno tramite un'ottica di tipo bio, ovvero strettamente legata alla vita, alla sua conservazione e alle strategie di sopravvivenza messe a punto dalla natura nel corso appunto dell'evoluzione. Questo concetto è senz'altro uno dei più ostici da comprendere appieno ed è anche quello che porta al maggior numero di malintesi e fraintendimenti. Verrà quindi ripreso più volte nell'ambito della nostra spiegazione. Infine, il programma è sensato, poiché ha sempre una sua utilità e ragione d'essere ai fini della sopravvivenza dell'individuo e della specie. Verrà ora spontaneo chiedersi, quando il nostro corpo lascia il suo regime normale per avviare quindi un programma SBS, perché succede questa roba? Perché ci sono dei momenti in cui diciamo abbiamo una fisiologia normale, stiamo bene, e ci sono altri momenti in cui questa fisiologia cambia e non stiamo bene, o addirittura pensiamo ci sono delle parti del nostro corpo che ci viene detto e appunto c'è qualcosa che ci farà morire tra 3 mesi, o pensate anche cose pesanti o gravi in questo modo. Andiamo a vedere perché. In altre parole, viene da chiedersi qual è la causa che porta ad un'alterazione dei normali equilibri dell'organismo. Anche Hammer all'inizio delle sue ricerche si era fatto influenzare da tale mentalità, cioè quella dalla visione classica, cioè che c'è un errore, uno sbaglio della natura. Il suo primo libro infatti era intitolato Cancro, malattia dell'anima, cortocircuito del cervello. Perché? Perché per avergli messo un titolo in questo modo è evidente che lui, essendo un medico, aveva fatto il classico percorso universitario e si intuisce insomma il senso del titolo che aveva dato, perché quando era all'inizio diciamo delle sue ricerche non era così chiarissima la cosa, come poi si è reso conto naturalmente andando avanti questa incredibile ricerca che è durata 20 anni. E infatti il primo libro, il titolo era Cancro, malattia dell'anima, cortocircuito del cervello. Però si rese presto conto tuttavia che non c'era nessun cortocircuito, ma solo processi sensati
Ed è stata questa in realtà la sua grande scoperta, ovvero la prima legge biologica. Ma come nasce la scoperta di tale legge? Bisogna anche precisare un'altra cosa. All'inizio della sua ricerca, Haber iniziò in realtà a cercare la causa del cancro. Lui cercava la causa del cancro perché dopo la morte di Dirk, se vi ricordate la spiegazione che aveva fatto Davide in introduzione, gli aveva detto che praticamente gli era venuto un tumore ai testicoli. E l'esempio che fu sempre io è molto facile, non bellissimo, cioè voi pensate a una gallina, la gallina ovaiola, dice perché fa le ova? È perché ovaiola, non esiste la gallina ovaiola in se stesso, la gallina fa l'uovo perché io glielo frego, perché il contadino gli va a rubare l'uovo. In natura la catena della vita deve continuare sempre, è un requisito fondamentale, perché se non continua la catena della vita, la vita si estingue, la vita finisce. Quindi se io smettessi di rubare l'uovo alla gallina, che succede? Che lo fermo, cioè che lo cova, lo cova e alla fine nasce il pulcino. E il prossimo uovo lo farà poi sei mesi dopo, insomma, in relazione al suo ciclo biologico, diciamo, dell'allevamento, allo spezzamento, eccetera. Se io gli vado a fregare l'uovo, invece il giorno dopo ne fa un altro, io glielo riprendo e il giorno dopo ne fa un altro. Perché? Perché la gallina, nel senso, subisce un conflitto di perdita gravissimo e la natura, per aiutarla, che fa? Di far ripristinare ciò che ha perduto per far continuare la catena della vita. Quindi perché divenne il tumore al testicolo ad Hammer? Qual è il contributo maschile per ricostruire questa catena della vita? Capite la connessione? Quindi Hammer, la morte del suo figliolo, l'ha vista con un conflitto di perdita grave. E chiaramente per ripristinare quella vita che aveva perduto, il suo contributo era quello di produrre, diciamo, più liquido seminale dai testicoli. Cioè, quindi, il tumore ai testicoli è cos'è? È un aumento di cellule che è funzionale, però ha una maggior funzione di quella parte del corpo, d'accordo? Perché più cellule, chiaramente, producono più funzione. Poi, ora, con tutta questa ipnosi che ripeto, queste scoperte venute fuori soltanto dal 1981, lo ricordate la medicina tradizionale cinese per 6.000 anni di storia, cioè nel senso con questa visione che ormai è dalla notte dei tempi e va avanti, che c'è la malattia è male, lui che ha fatto, ha provato prima su se stesso, nel senso vediamo che succede se invece di andare sempre per forza sotto ferri gli si dà modo di fare il suo decorso a questo programma. Ma questa è una cosa che possiamo fare anche noi. Cominciamo con un brufolo, cominciamo con i raffreddori, cominciamo con la febbre, le cose di piccola entità naturalmente, non è che io se ho un cancro e mi diamo con muoio tra 3 mesi e io muovo da me e mi vuoi affidare a chi ne ha vicino di me, chiaramente, è normale. Quindi se si fanno queste piccole verifiche ci si rende conto che se si capisce qual è stato l'innesco del problema ci sa in metà anche la metà della soluzione, perché si sa come agire per risolvere, diciamo. Quindi, appunto, poco tempo dopo la morte dell'amato figlio Dirk, Gird si accorse di un ingrossamento di un testicolo, diagnosticato poi come tumore, per la precisione un teratoma. Dato che era sempre stata una persona sana e non si era mai ammalato seriamente nella sua vita, il medico tedesco si chiese se la sua malattia non potesse essere in qualche modo collegata alla morte del figlio. Allora a chiedere ai pazienti che aveva in cura per tumore se anche loro avevano avuto un qualche evento importante, un shock nel periodo precedente al manifestarsi dei primi sintomi. Scoprì che era così: ogni paziente oncologico aveva vissuto un'esperienza in attesa e molto forte, un evento che in seguito verrà chiamato conflitto biologico, che aveva dato il via ad un programma SBS, ovvero programma speciale biologico e sensato, appunto, diagnosticato ad un certo punto però come tumore. Si rese conto solo in seguito che ogni malattia è in realtà originata da un conflitto biologico, non solo i tumori, e questa cosa è notevolmente importante. Perché? Perché lui all'inizio, come ho detto prima, cercava l'origine del cancro, cioè la causa del tumore, cioè quella roba che gli era venuta anche a lui ai testicoli.
In realtà però quando poi cominciò a scoprire anche le leggi successive alla prima, si rese conto che questa cosa dell'aumento di funzione o della proliferazione cellulare che avviene in due fasi, ora più avanti vedremo anche come, in realtà non spiegano la genesi del cancro e basta, spiegano in realtà la genesi di tutti i cambiamenti organici, e in tutti questi cambiamenti organici si intende tutto quello che può succedere nella fisiologia umana, animale, vegetale. Cioè di fatto lui non ha inventato nulla, lui si è messo soltanto da buon osservatore a osservare cosa ha combinato la natura in tutti questi milioni di anni. Quindi di fatto lui non ci ha messo becco, ha solo riportato la grande ingiustizia, secondo me, che va prima o poi parata, quantomeno tutti di noi che comprendano l'importanza di queste cose, un giorno a quest'uomo gli andrà dato un grande applauso. Perché? Perché queste cose di fatto non sono mai state diffuse, perché da una parte avrebbero fatto crollare realmente il castello di potere che c'è ormai nella, diciamo, medicina convenzionale. Pensate al rapporto Flexner che ho menzionato prima. Questi si sono presi tutto il potere, o un giorno arriva sto medico tedesco, dice no, non è così, è tutto il contrario. Quindi chiaramente pensate ad esempio agli ultimi 3 anni in cui c'è stata la pandemia, no? Ora quando arriveremo ad esempio alla terza, alla quarta legge biologica, queste robe verranno dettagliate un po' di più. E altro problema però l'hanno fatto anche chi? L'hanno fatto anche quelli che praticamente sono andati a mischiare questa roba delle leggi biologiche con mille altre cose che in realtà non c'entrano nulla. Di fatto se si va in qualunque centro listico, la faccia di Hammer c'è, non si capisce la differenza tra fa questo, fa un trattamento energetico o fa un'altra cosa, o prende un integratore, oppure andare dal dottore e prende un farmaco. Quello che ha scoperto Hammer è radicalmente diverso da questa o da quell'altra cosa. Lui ha scoperto semplicemente che questi sono processi di madre natura, che ha generato madre natura. Chiariamo anche che è roba che non si può vendere, non si può comprare, non si può brevettare, non si può manipolare. Quante volte avete sentito in questi 3-4 anni che hanno manipolato il virus della cosiddetta controinformazione? Hanno fatto più danni a quelli rispetto a quelli che hanno detto che c'era un virus che non è mai stato isolato. Perché? Perché si riempie la testa, ossia la gente, e non gli si fa capire dove sta la verità. Fatto sta, se fossero venute fuori queste scoperte, la verità era chiarissima e non sarebbe successo tutto quello che è successo. Quindi, comprendere le leggi di natura, oltre che un investimento per la nostra salute, è anche un sistema sociale. Perché? Perché io non mi metto a vivere contro natura, io non mi metto a vivere in un contesto o in una situazione dove la biologia mi rema contro. Facciamo l'esempio della mamma. La mamma, se sapesse qual è l'impatto della separazione dal suo cucciolo, da se stessa, dal suo bambino, eviterebbe di fare magari quelle situazioni di donna in carriera in cui io ho partorito, ora un mese dopo ritorno al lavoro perché devo... Ma sono cose, queste dell'altro mondo proprio. Ma questo era soltanto un esempio piccolo, naturalmente, no? Un altro esempio banale può essere quello della vita che a volte ci porta magari a prendere sbandate per altre persone. Dice, e che tu fai il prete, ti metti a fare il moralista? Non c'entra niente di tutto questo. C'entra il fatto che se io fo un progetto di vita con te, va bene, è un legame che poi genera un cucciolo. E dice, che c'entra questo le leggi di natura? C'entra, e se io poi prendo una sbandata per te, poi vuol dire che tolgo l'energia al cucciolo. Questo togliere l'energia al cucciolo si riflette su tutto il branco poi, d'accordo? Perché viene confusione, e tutto questo poi non è positivo per tutto il gruppo. Quindi che succede? La comprensione di queste leggi di natura ci mette in condizione anche di vivere in una maniera molto più sensata, molto più vicina alla natura, e non si accetterebbe tante imposizioni che a volte magari sì, ci danno un qualcosa di materiale in più, ma a livello poi animico, spirituale, reale, non ci fanno stare così bene. Succede? Eccolo. Vai, comunque
finisco la lettura, almeno guardiamo se ci viene anche un po' di spazio per qualche domanda. Si rese conto solo in seguito che ogni malattia è in realtà originata da un conflitto biologico, non solo i tumori. Si è arrivati così alla formulazione attuale della prima legge, ovvero i tre criteri. La prima legge biologica è divisa in tre parti o criteri, ma vediamoli uno per uno. Il primo criterio è che ogni programma speciale biologico e sensato, cioè l'intero programma SBS, è generato quindi da una sindrome di Birkhammer, che abbiamo visto chiamata così in omaggio a suo figlio. E la VHS è esattamente in questo punto, cioè noi sappiamo che comunque tutta l'energia si diciamo propaga mediante onda, d'accordo? Pensiamo sia anche alla nostra vita. In questo grafico, diciamo, la parte superiore dell'onda è quella in cui noi siamo in attività, quindi ad esempio di giorno, quando siamo in movimento, quindi la parte, diciamo, attiva di movimento è quella superiore, mentre la parte bassa dell'onda praticamente è quella in cui ci riposiamo, ci diciamo, carichiamo un po' le batterie, d'accordo? Quindi in una situazione di normalità noi avremo un'alternanza di giorno e notte, attività, riposo, eccetera, eccetera. E tutto questo va avanti sempre fin tanto che le cose rimangano, diciamo, in una situazione normale. Quando ci troviamo in realtà di fronte a una situazione che noi con la nostra normale psiche o la nostra normale testa non sappiamo risolvere, la natura ci viene in soccorso perché è proprio mediante quella che noi chiamiamo malattia, cioè l'inizio della cosiddetta malattia è proprio la prima legge biologica, la DHS, e proprio mediante la DHS si innesca l'intero SBS, che è tutto il programma, e quindi la prima legge biologica con la DHS dà l'inizio a tutto il programma, che però ricordiamoci quello che abbiamo detto prima. Nella prima parte, quasi in tutti i programmi, poi ci sono alcune eccezioni, ma pochissime, le vedremo più avanti, è del tutto asintomatica. Addirittura quando siamo in questa fase, io ho sempre esempio il leone, ho la fissa del leone, scusate ma mi gabba il leone, cioè se io vedo il leone e devo combattere o devo scappare, quindi se mi sento male perché ho il sintomo, il leone mi accoppa in 3 secondi e mi mangia, quindi se la natura mi deve aiutare in qualche modo deve essere funzionale. Nella prima parte infatti c'è sempre comunque tutta una serie di cambiamenti organici che però sono finalizzati al miglioramento delle prestazioni, d'accordo? Ad esempio, se si va a fare un esempio, che ne so, col tumore al polmone, il tumore al polmone è innescato sostanzialmente dalla paura della morte. La persona, quando facciamo un esempio pratico, cioè il cervo nel bosco, prende fuoco al bosco. Io se rimango sul posto chiaramente il fuoco mi brucia, quindi devo spostarmi il più velocemente possibile e nel minor tempo possibile, d'accordo? La natura mi viene in soccorso in quei casi facendo il seguente meccanismo, cioè mi fa andare in conflitto attivo, io ho la mia DHS, percepisco il pericolo della morte e proprio grazie a quel tipo di percepito ci sarà una proliferazione di cellule nei polmoni. E noi respiriamo proprio mediante i polmoni, quindi vuol dire che se avrò un numero maggiore di cellule io potrò attingere più ossigeno, potrò prelevare più ossigeno. Più ossigeno vuol dire che ossigeno meglio il sangue, quindi che ho più prestazione, d'accordo? È chiaro? E qui è molto importante capire l'esempio che avevo fatto prima, cioè in natura se c'è il leone e mi rincorre, o quanto ormai la si potrà scappare un leone? 10 minuti? 20 minuti? O mi stanco, capisci? Capito? Quindi in natura, per forza di cose, l'animale queste cose le risolve subito, d'accordo? Quindi originariamente questi programmi la natura li ha creati per delle situazioni che sono problematiche. Io cammino, trovo il leone, oppure mi trovo in una qualunque situazione di quelle che poi
ho brevemente accennato e che vedremo più avanti, che mettono a repentaglio la sopravvivenza del boccone, che manca l'aria, manca il cibo, oppure la protezione, oppure il contatto, eccetera. Cioè tutte situazioni, e però se io non le risolvo subito, mettono a repentaglio l'esistenza. E qui ricordatevi quello che ho detto prima, cioè il protrarre queste cose per un tempo troppo lungo fa sì che quella proliferazione che originariamente serviva per aumentare il numero di cellule nel polmone per farmi, diciamo, reperire più ossigeno per avere più potenza, se è una cosa temporanea che dura un giorno, sì, è funzionale, che dura 2 giorni, sì, è funzionale, dura 3 settimane, sì, è funzionale, ma se dura 3 anni, no, perché vuol dire che il volume di cellule aumenterà, diventerà talmente grande che poi anche per un fatto meccanico funzionale andrà anche a dare fastidio, diciamo, a quegli altri organi, lasciando perdere tutto quello che succede poi quando viene fatta la famosa diagnosi, oppure il discorso dei reni, il conflitto cosiddetto del profugo è uno dei conflitti più importanti, poi lo guarderemo più in dettaglio perché è molto importante da capire, però piano piano entrandoci dentro a questi programmi di natura si capisce veramente, prima delle intuizioni di Hammer, che a me mi piace sempre ricordare che lui è stato una sorta di Leonardo da Vinci dei nostri giorni, e a mio avviso lui ha fatto la scoperta più grande di tutti i tempi, comunque, perché ha capito realmente come funziona la biologia, e tramite il fatto che ci abbia lasciato queste grandi scoperte, noi abbiamo in mano per la prima volta nella storia dell'evoluzione della vita, diciamo, la possibilità di capire come influenzare l'andamento di queste cose con le nostre scelte. Prima queste cose non erano note, non si sapeva il perché il corpo in una certa parte faceva dei dolori o aveva delle manifestazioni, appunto venivano chiamate malattie. Dal momento che se ne comprende il senso, invece, noi con il nostro comportamento possiamo influenzare il decorso di questa cosa. Però chiaramente bisogna capire perché è successa. Se non la si sa, come fa a influenzarla? Anzi, se non la sai, rimane influenzato perché ti consumi nella paura. C'è il telecomando che è nato, è lassù. Guarda, lì. Il telecomando è questo, ma non funziona. Il telecomando del televisore, quello lì. Sarà questo, non sarà il telecomando. Ah, ma potete si fate stand-by, allora scusa, mentre c'è questo problema, posso dire una cosa per cui sono venuta da Modena? È una piccola, grande raccolta firme per uscire dagli organi sovranazionali, tutti quelli che ci impongono in pratica anche i farmaci obbligatori e tante altre robe. L'abbiamo depositata in Cassazione a fine giugno e la dobbiamo riportare a Natale, il 1 di gennaio. Quindi sto girando l'Italia, fra un'ora devo essere fuori Imperiali a Roma e quindi acceleravo facendo girare una raccolta a firme per una legge di iniziativa popolare di liberazione dagli organismi sovranazionali, l'OMS, tutti gli organismi sovranazionali, NATO, UE, OMS, gli organismi. Perché lo sta a coscienza un po' della gente, ora stiamo facendo questa cosa del corso. Non voglio parlare, era solo per dire che è un po' fuori tema, però scusaci, però è una mia amica e quindi io la conosco, ho letto bene, quindi invito a firmare, a leggere, a farsi spiegare da lei anche quando uscite. Sicuramente è una cosa interessante perché in linea anche con sono forte l'atleta può dire. Ho solo approfittato perché sei un tempo morto. Sì, no, ma c'è comunque la registrazione, ragazzi, non andiamo fuori. Okay. Poi chi la segue poi anche in seguito dice questo, sennò rischiano i capi da merenda. No, magari all'uscita su chi come può per uscire. Devi mettere fuori dello stand by il tuo computer. Ma non è stand by il computer. È strano. Ha fatto qualcosa. No, no, no. Sì, c'è un blackout.
vediamo se funziona bene, se no si va avanti. Allora si va avanti in questo modo, almeno quantomeno la parte testuale ve la leggo, tanto poi eventualmente quello che vi devo dire ve lo posso segnalare certamente sulla slide. Quindi facciamo più silenzio, per favore, però non si sente, anche perché c'è la registrazione, almeno poi chi in remoto se la vuole riascoltare almeno chiaramente percepisce il tutto. Quindi ogni programma speciale biologico e sensato è generato da una sindrome appunto di Dirk-Hammer, che è l'inizio del processo biologico, e sa che mentre toccavo ho spostato qualcosa, un attimo, scusate. Ma stavamo dicendo che ha tre caratteristiche principali, la prima delle cui è l'essere inaspettato. L'essere inaspettato è una caratteristica imprescindibile da ogni conflitto biologico. E da lì c'è questo, appunto, la faccia del gatto scioccato, appunto una cosa che ti prende in contropiede. Cioè, perché se io mi aspetto di vedere il famoso leone laggiù, io mi premonisco, prendo un'arma o qualcosa per difendermi, mi nascondo. Se però mi ci trovo davanti in faccia a questo modo, all'improvviso, è una cosa che non posso evitare. Quindi questa caratteristica di essere inaspettato è imprescindibile, perché se è una cosa che io comunque posso gestire, non si avvia un programma biologico. Poi dopo, quando cercheremo le soluzioni, è una cosa importante, l'ho sperimentato anche sulla mia pelle, qual è? Che se noi lo viviamo un conflitto biologico, e io incontri il leone o qualunque altro problema, il semplice fatto di poter parlare con una persona che capisca queste cose, d'accordo? O con qualcuno che pensa che siamo fuori di testa, che devi prendere la medicina e basta, lasciamo perdere, ognuno viaggia dove vuole, diciamo. Il semplice fatto di poter parlare con una persona che ci capisce ci fa uscire dall'isolamento. Quindi, cioè, se la cosa è, come dire, vissuta praticamente in quel modo, però fate dato un passaggio, aspettate. Quindi l'essere inaspettato è una caratteristica imprescindibile. Poi ci deve essere anche il fatto che ovviamente deve essere acuto, drammatico, vissuto, cioè intensamente, una cosa reale, che mette realmente in maniera, che ci coglie veramente in maniera viscerale. Qui ci troviamo in parte di fronte a un'eredità derivante dalle prime ricerche di Hammer, che riguardavano esclusivamente il cancro. Caso di cancro, cioè di programmi SBS con sintomi rilevanti sulla salute del paziente, in effetti l'evento conflittuale deve essere stato molto acuto e drammatico. Cioè immaginate il volume alla radio, chiaramente più alto sarà il volume, più alta sarà l'intensità dello shock, della paura, e più diventerà poi anche il corrispondente manifestarsi sull'organo più importante, diciamo, no? Quindi in seguito, con la scoperta che ogni sintomo organico, anche minimo, è in realtà parte di un programma SBS, il medico tedesco si è reso conto che un conflitto biologico non deve per forza essere stato estremamente drammatico. Cioè ci può essere il piccolo programma SBS, facciamo l'esempio del furuncolo che dicevamo prima, anche quello è un SBS, poi vedremo come e perché, oppure ci può essere la cosa appunto più grave, vedete, per le cose che mettono a repentaglio appunto la vita, vedi il cancro, vedi la leucemia, eccetera, eccetera. Quindi è sostanzialmente a fare questa differenza l'intensità, perché se io una cosa la vivo come un piccolo problema,
avrò una piccola manifestazione del corpo. Se il problema è grande, ci sarà una grande manifestazione del corpo. Quindi la parola acuto, drammatico, vissuto intensamente, esprimono comunque il concetto che l'evento, per essere conflittuale, deve colpirci nel vivo, deve essere qualcosa che ci tocca, anche se in maniera marginale, ma in maniera, diciamo, viscerale, al nostro intimo. E questo è quello che avevo perduto di anzi, nel senso, è il terzo requisito è vissuto con un senso di isolamento, e anche questa è da considerare una caratteristica universale. Infatti, un evento, pure inaspettato, ma vissuto con la sensazione di non essere solo ad affrontarlo, di essere quindi in qualche modo protetto e non isolato dal proprio gruppo, non porta all'attivazione di un programma SBS e quindi non può essere considerato un conflitto biologico. Cioè, è quello che dicevo prima, se io ho la possibilità di confrontarmi con una persona, non lo vivo in solitudine. E io per mia esperienza mi sono ritrovato a vivere delle situazioni in cui per risolvere più rapidamente delle situazioni, anche se questa dovrebbe essere una cosa ovvia, no? Però non è sempre così. Mi sono trovato semplicemente a parlare con altre persone che riuscivano a entrare, diciamo, nel mio intimo per capire come trovare una soluzione nella vita reale a ciò che aveva generato il problema. Guardate bene che nei tempi di questa società alienata io posso essere in mezzo a 1000 persone, se però sono tutte realmente alienate alla realtà, o comunque si viaggia su dei binari percettivi diversi, io mi sentirò solo lo stesso e non cambia nulla in quel senso. Anche perché l'umanità è stata talmente sradicata proprio tramite tutto questo materialismo e questa imposizione di roba che non appartiene affatto alla natura. Un bambino quando nasce è connesso alla natura, è buono, e l'indottrinamento gli viene fatto poi dalla scuola, dalla società, eccetera, che lo rende quel che poi siamo diventati, ci hanno fatto diventare tutti. Quindi queste cose naturalmente ci mettono un binario reale, l'esempio appunto di parlare con chi ti capisce è una cosa fantastica. Perché? Perché essendo uno dei tre requisiti, cioè deve essere inaspettato, vissuto in isolamento e acuto, se te levi uno di questi tre elementi, è arrivato al 33%, quindi abbassi, diciamo, il problema, l'entità del problema, sembra una cretinata, ma diventi subito più lucido, trovi soluzioni nell'immediato. Quelli appena esposti sono concetti di estrema importanza per capire le scoperte di Hammer. Come ormai sarà chiaro già dal primo criterio della prima legge, Hammer apre un campo finora quasi del tutto ignorato dalla medicina. La medicina ufficiale si è sempre concentrata infatti solo ed esclusivamente su ciò che poteva vedere, il cosiddetto famoso metodo riduzionistico, cioè si misura soltanto perché c'è. La mente chiaramente non si può misurare, ma c'è e ha il suo impatto. Perché? Perché quando io sono felice non ho lo stesso stato d'animo di quando sono depresso, cioè ci sono mille sfaccettature nei sentimenti dell'animo, che questa roba non siano state considerate prima è una roba abbastanza comunque incredibile. La medicina ufficiale infatti si è sempre concentrata solo ed esclusivamente su ciò che poteva vedere. Hammer invece ci dice che la vera causa delle alterazioni funzionali del nostro organismo è qualcosa che non si può vedere, ma che ha ugualmente un'influenza determinata sull'organismo, ovvero il nostro vissuto, il nostro sentito. In altre parole, ciò che proviamo in seguito agli eventi della vita. In molti, in effetti, si fermano qui. Prima ancora di capire, prima ancora di verificare, si fermano. Per molti, inserire le emozioni, i pensieri, l'intangibile all'interno di un discorso scientifico è inaccettabile a priori. Per Hammer, invece, è la cosa più naturale del mondo, perché sa quale immensa importanza hanno i pensieri e le emozioni nella nostra vita. Il suo modo di vedere le cose è opposto, pensa sia assurdo non averli considerati finora e non aver sufficientemente studiato il collegamento tra ciò che pensiamo e proviamo e le nostre manifestazioni corporee, o ancor meglio, come si comprenderà sempre di più nel seguito, il nostro sentito biologico.
possiamo quindi confermare le caratteristiche sempre presenti in un conflitto biologico, ovvero l'essere inaspettato, il fatto che l'evento in qualche modo ci tocchi nel vivo e il senso di isolamento. Quindi queste tre caratteristiche, se ne manca anche una, non andremo in conflitto biologico. Se queste caratteristiche sono assenti, l'organismo non attiverà un conflitto biologico, anche nel caso di un evento considerato grave se osservato dall'esterno. Nel primo criterio, Hammer aggiunge inoltre qualcos'altro. Dice che l'evento conflittuale fa partire un programma SPS che si attiva contemporaneamente su tre livelli. Come abbiamo visto prima, si tratta di psiche, cervello ed organo. Per organo si intende qualsiasi tessuto del nostro corpo, ad eccezione del cervello. Con il termine cervello, Hammer si riferisce alla struttura cerebrale fisica composta da neuroni. Il concetto di psiche è invece da comprendere bene. Questa roba cerchiamo di interiorizzarla perché è fondamentale per tutto il proseguo dello studio. In molti, infatti, confondono la psiche con la mente cosciente. Questa roba è fondamentale da capire. Di conseguenza confondano il conflitto biologico che coinvolge la psiche con il conflitto psicologico che è invece una rielaborazione della mente cosciente. Ora rileggiamo con calma. La psiche di Hammer va invece intesa nel concetto greco di psiche, che può essere tradotto come anima, ma ancor meglio come respiro vitale. La psiche, nella terminologia di Hammer, è qualcosa di molto più profondo dalla mente cosciente e di più basilare nei nostri processi vitali. Essa fornisce risposte codificate attraverso probabilmente milioni di anni di evoluzione. È qualcosa di presente quindi fin dal nostro concepimento, prima che si formi l'inconscio, molto prima che si formi la mente cosciente, e fornisce fin da subito risposte adeguate ai vari stimoli ambientali. Potremmo quindi chiamare la psiche supervisore della vita nel suo complesso, perché una qualche sua forma è presente in ogni singolo essere vivente, animale o vegetale che sia. Ma qual è il rapporto tra la psiche di Hammer, la mente cosciente, e invece l'inconscio? Anche se la reazione della psiche all'ambiente è sempre immediata, quando cresciamo la psiche viene influenzata dai nostri ricordi, accuratamente conservati nella mente inconscia. Ora poi facciamo una spiegazione più semplificata, e dalle nostre credenze, sulle quali si basa la nostra mente cosciente. Ma facciamo un esempio pratico per capire. Un po' di silenzio per favore. Se un bambino piccolo lasciato solo su un prato vede avvicinarsi un serpente, è probabile che non si spaventi affatto e non patisca alcun conflitto, a meno che ovviamente il serpente lo abbia già morso, no? Perché? Perché non conosce il pericolo, quindi non è nella sua memoria cellulare. Se invece ci succede la stessa cosa da adulti, o i nostri ricordi, eventuali esperienze brutte con serpenti, o le nostre credenze, cioè ci hanno raccontato da sempre i serpenti sono pericolosi, ci faranno probabilmente vivere lo stesso conflitto in due maniere radicalmente opposte. Quindi il bambino piccolo, il serpente non ha mai visto e che non è influenzato dalla cultura, non lo percepisce un pericolo. D'accordo? È come quando io tocco il fuoco per la prima volta. Questa roba rimane impressa nella mia memoria cellulare e la prossima volta col capo lo tocco il fuoco. Mi sono fatto male, lo so. La prima volta però non lo sapevo. Quindi la prima volta non avevo la stessa percezione di quando ho fatto l'esperienza. La psiche, supervisore della vita, non è presente solo negli esseri umani, ma in ogni organismo vivente. Gli esseri viventi privi di menti autocoscienti, animali e piante, chiaramente avranno una psiche che sarà ovviamente non basata su delle credenze. La loro psiche sarà influenzata solamente dai ricordi di esperienze passate, ma anch'essa sarà sempre in evoluzione in una continua ed incessante
ricerca di nuove tattiche per assicurare sia la sopravvivenza della propria specie, sia l'equilibrio con l'ambiente e circostanze. Veniamo ora al secondo criterio. Il secondo criterio, nella DHS si determina la localizzazione del programma SBS, quindi sia nel cervello, il cosiddetto focolaio di Hammer, l'immagine dei cerchi che abbiamo visto nella festa prima, sia nell'organo, cioè l'alterazione organica, il tumore, la necrosi, l'ulcera, l'alterazione delle funzioni, insomma. Cosa succede quindi quando viviamo un conflitto biologico, una DHS? Parte il programma SBS mediante la DHS, cioè non c'è più quel ritmo alternato di attività riposo, attività riposo. Si entra prevalentemente in quella fase in cui siamo sempre in attività. Infatti di notte non si dorme, infatti siamo sempre il pensiero fisso sul problema. Cioè la curva rimane solo nella parte alta. Non siamo tutti in quella fase in cui ci riposiamo. Quindi quando parte il programma SBS, tale programma viene svolto in maniera sincrono sui tre livelli, ovvero sulla psiche, sul cervello e sull'organo. Quale programma però si attiverà? Quale organo, per meglio dire, quale tessuto verrà coinvolto? Quale parte del cervello? Per capire questo dobbiamo addentrarci, come detto, in un campo solitamente ignorato dalla medicina accademica, che sono appunto le emozioni, o meglio il vissuto personale. Vediamo anche il terzo criterio. Il terzo criterio è che il decorso di ogni programma SBS è sincrono su tutti e tre i livelli, cioè psiche, cervello e organo, come abbiamo detto prima. E quindi dalla DHS fino alla soluzione del conflitto, compresa la crisi epilettoide o epilettica, si voglia chiamare, che è a metà, diciamo, nel punto di riparazione. La DHS determina quindi il programma intero SBS e questo procede in modo sincrono sui tre livelli, appunto, come abbiamo detto, psiche, cervello ed organo. Ciò vuol dire che è possibile monitorare l'andamento di un programma SBS osservando indifferentemente la sua evoluzione, appunto, nella psiche, nell'organo interessato e anche nel cervello. Gli esempi li abbiamo fatto prima. Nella psiche io mi comporto in un modo diverso. Nel cervello facciamo l'attacco e vediamo i cerchi, nell'area del cervello che comanda l'organo. E nell'organo, appunto, ci sarà una proliferazione cellulare, il famoso tumore, una riduzione cellulare, la paralisi e mille altre cose. Però sono cose che vedremo piano piano col tempo. Ora, questa è un'infarinatura della prima legge. Hammer ha infatti scoperto che in seguito ad una DHS, se si esegue un attacco, è possibile appunto individuare l'area cerebrale interessata, ovvero quella collegata con lo specifico organo in questione, che era la foto del cervello con i cerchi concentrici che avevamo detto prima. Quest'area sarà osservabile in una formazione dei cerchi concentrici cambiata dalla medicina ufficiale per un artefatto del macchinario, oppure un'area edematosa spesso scambiata dalla medicina ufficiale come un tumore cerebrale. In entrambi i casi si parla di focolaio di Hammer, che è quello che abbiamo già visto. Quindi per i primi anni della sua ricerca Hammer si era fermato lì, cercava di trovare uno shock biologico, una DHS, nei mesi precedenti alla manifestazione dei sintomi, e lo trovava sorprendentemente sempre, in ogni paziente. Tuttavia vi era sempre un certo periodo di tempo, cioè tra la DHS, cioè tra l'inizio del problema e tra i sintomi, mancava sempre questa parte nel mezzo del conflitto attivo. Hammer questo tempo morto all'inizio lo chiamò periodo di latenza, che in generale durava qualche mese. Solo in seguito capì, si rese conto che la DHS rappresentava l'inizio del problema del programma speciale, che prevedeva però delle fasi distinte che fino ad allora non erano note. Quindi nel proseguo, grazie alla seconda legge biologica, vedremo qual è il normale andamento nel tempo di un programma SBS. E ricordiamo che all'interno del nostro cervello vi è una mappatura completa di tutti gli organi. In altre parole, ogni nostro organo è collegato a una specifica area del cervello. I neuroni non si moltiplicano mai durante la vita di un individuo, quindi a rigore è scorretto parlare di un tumore cerebrale. Di fatto, le cellule che possono moltiplicarsi
sono solo quelle gliali, cioè i costituenti del tessuto di mantenimento, di nutrizione, protezione, eccetera. Quindi di fatto, potenzialmente, se quando avete un mal di testa andate, vuol dire che quando avete un mal di testa siete nella fase di riparazione, no? Se andate a farvi una TAC, poi la fate vedere a un medico, vi dirà c'è un tumore. In realtà, se si aspetta che il programma sia finito, come è venuta la manifestazione, se ne va da sola. Perché comunque chiunque ha studiato biologia saprà che le cellule del cervello, a differenza di tutte le altre cellule del nostro corpo, sono le uniche, che noi si nasce con quel numero di cellule, si muore con quel numero di cellule, non aumentano mai. Quindi una proliferazione di cellule del cervello non può esistere. Quello che erroneamente viene chiamato tumore al cervello è proprio il focolaio di Hammer. Ora mi spiace che non si può vedere. Quello che abbiamo visto prima, gli anelli nel cervello, con l'edema, con l'acqua che gonfia. Ma di fatto il tumore al cervello non esiste. Queste sono tutte cose che vedremo e capite l'importanza di sapere queste cose. Più avanti vedremo anche come fare una verifica delle leggi biologiche, che è molto semplice. E ognuno di noi, con un minimo di studio e comprensione dei processi della natura, potrà agevolmente verificare e controllare la triade delle sue condizioni, ovvero, come abbiamo già visto, mente, cervello e corpo. Ma vediamo appunto un po' in dettaglio questa cosa prima di concludere. Nella mente abbiamo detto che c'è il cambio comportamentale della persona. Quindi la persona, quando è in fisiologia normale, quando è fino a una situazione normale, si comporta normalmente. Quando entra in DHS, la persona ha il pensiero fisso, ha un comportamento alterato, e questo è già un indizio che la persona ha un qualche problema esistenziale. Nel cervello abbiamo visto c'erano questi anelli appunto localizzati nella parte del cervello che comanda l'organo corrispondente che si andrà a attivare. Nell'organo invece viene immediatamente comunicata dal cervello all'organo, all'organo corrispondente viene messo in moto il programma speciale biologico, e anche nell'organo possiamo vedere appunto il cambio della frequenza energetica, ovvero ci sarà una delle quattro cose che abbiamo visto all'inizio. Ci sarà o un aumento di cellule, o quindi un aumento o riduzione di funzione, che si tradurrà poi in un aumento di funzione o riduzione di funzione. E quindi, in base a quale di queste cose accade, ci sarà appunto aumento o riduzione di prestazione della persona. Sintetizzando a conclusione, il corpo, come si è detto all'inizio, cambia funzioni non per errori, ma perché sono tutti cambiamenti sincronizzati appunto in maniera meravigliosa dalla natura per affrontare una situazione imprevista di pericolo. Questa era un'immagine interessante, perché dobbiamo sapere anche che originariamente, prima che si formasse il nostro cervello centrale, questo meccanismo esiste sempre in alcune forme di vita. Voi pensate a un albero, praticamente se io taglio un pezzo di una pianta e lo vado a ripiantare, quella germoglia vive ovunque, quindi vuol dire che il cervello cellulare della pianta è distribuito sull'intera pianta. Ci sono anche certe forme di vita animali che non hanno il cervello, pensate alle meduse ad esempio, non hanno il cervello. Quindi inizialmente, non so quanto lo potete vedere, praticamente il cervello era quello d'organo, quello a destra nel PC, quella è praticamente una radiografia di una colonna lombare. Che vuol dire? Vuol dire che quando noi entriamo in DHS, lo stesso focolaio di Hammer che si vede praticamente nel cervello, quello che abbiamo visto prima, si vede anche nell'organo. Nell'organo è molto più difficile vederlo, perché? Perché il nostro corpo è fatto nella maggior parte da tessuti molli. Quindi questa manifestazione a cerchi concentrici si vedrà soltanto in quelle parti del corpo che sono rigide, sono dure, vedere ossa, eccetera. È per questo che nel corpo è più difficile rilevarla. Questo però dimostra in maniera inequivocabile che c'è comunicazione tra il cervello e l'organo, perché se noi ad esempio si va a misurare la frequenza energetica del cervello, al momento che noi entriamo in DHS, questa frequenza si altera. Prima aveva un battito regolare, poi diventa alterata. E questa stessa alterazione viene comunicata al corpo, e proprio tramite questo cambio di funzione che c'è un miglioramento della prestazione. Cioè io scappo più veloce dai leoni o dall'incendio, combatto meglio il pericolo, eccetera, eccetera, eccetera.
E voi pensate a tutti questi meccanismi meravigliosi per effetto del fatto che non erano stati capiti se erano malattie. Ora, se c'era la televisione si vedeva meglio. Il focolaio di Hammer, tra l'altro, ha un'incredibile somiglianza. Avete presente quando si butta il sasso nell'acqua? Questa è la stessa propagazione dell'energia mediante onda che vi dicevo prima. Questa è una forma che in natura si trova costantemente. Quindi la curva bifasica, la seconda legge biologica che vedremo nella seconda lezione, è esattamente quella. E praticamente, sintetizzando a conclusione, è di fondamentale importanza capire la differenza tra un evento biologico e psicologico. Un evento biologico è logico per la vita, cioè è dettato dall'istinto, ovvero è un'azione automatica. Un evento psicologico è dettato dalla mente cosciente, cioè è una cosa che decido io. Io cammino, mentre cammino un ciampo e batto una musara per terra. È come l'esempio del dito sul fuoco prima, no? Quando mi sono bruciato nella memoria cellulare rimane impressa l'informazione, il fuoco brucia, non si deve toccare. Quando batto la musara per terra, la seconda volta io che rinciampo, le mani da sole si muovono da sole. Non è che io ci devo pensare tutte le volte, perché se ogni volta bisognasse pensare a quello che si deve fare, ci sono tante azioni. Voi pensate agli animali in natura quando hanno il predatore che lo rincorre. Se tutte le volte si devono mettere a pensare, che fa, scappo o rimango qui? Mi nascondo, vo a destra, vo... tanto muoviti subito. Quindi noi si funziona di fatto in automatico. Questa cosa è fondamentale. Cioè noi si pensa, Hammer è arrivato a dire, noi pensiamo di pensare, ma è perfetta sta roba, è vera. Perché quasi tutte, noi pensiamo di pensare, perché quasi tutte le nostre funzioni sono automatiche, a parte quelle, diciamo, dell'ultima parte del cervello, però per parlare di foglietti embrionali è ancora presto. Quindi per ora memorizzate le tre funzioni, cioè le tre caratteristiche della DHS e questa roba del conflitto psicologico e biologico che è fondamentale. Quindi ricordate, un conflitto biologico è un meccanismo istintivo che si attiva da solo, non è frutto di una mia scelta. Una roba psicologica è dettata invece dalla mente cosciente. Cosa si evince da questo? Che quando io vado dallo psicologo e cerco il problema per una situazione che mi fa star male, pensare che io la possa smontare con la mente cosciente è abbastanza la cretinata. Perché? Perché il corpo, queste funzioni, non è che ci domanda il permesso, le attiva in automatico. Quindi l'unico modo per risolvere queste cose, se lì c'è il leone, è scappare dal leone. È inutile sto a pensare che gli porto la bistecca, me lo fumo io, mi nascondo di mio, di là. Cioè finché c'è il problema, se il problema è questo, quella mattonella lì, va bene? E il problema è il datore di lavoro, perché mi scassa sempre. Esatto. Cioè io o cambio lavoro, quindi mi sposto a quella mattonella, perché se rimango sul problema, io posso andare da quanti psicologi voglio, fare quanta terapia voglio. Cioè cercare in tutte le maniere di elaborarla mentalmente. Se però nella vita reale permane sta roba, nel corpo ci sarà sempre la solita manifestazione. La solita manifestazione. Questa roba, ripeto, prima del 81 non si sapeva. Quindi a conclusione, conflitto biologico ha tre connotazioni precise. È immediato, è inaspettato, è acuto ed è, si vive in isolamento. Questa è la fine della prima parte breve, la prossima parte sarà la seconda legge biologica, la curva bifasica. Io vi ringrazio. Io quando faccio sempre sabato.